grande successo a Roma per le Marche, una regione da podio. L'evento, ospitato presso il Salone d'Onore del CONI al Foro Italico, è stato organizzato dalla Vladimir Origa Promotion e prodotto dall'Unione Montana dei Monti Azzurri con il patrocinio della Regione Marche, del CONI nazionale e del Panathlon nazionale. L'evento, condotto brillantemente da Pino Insegno, affiancato da Melissa Di Matteo, ha visto premiati atleti e società sportive che si sono distinti per avere conseguito importanti risultati, esaltando lo sport italiano e la Regione Marche in Italia e nel mondo. Premi speciali anche al CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini, al padrone di casa, il presidente del CONI Giovanni Malagò, ad Angelo Mellone, vice direttore del Daytime Rai. Le Marche chiamano anche da Roma e Roberto Mancini non può che rispondere alla convocazione di questo grande appuntamento. Beh, qua mi sembra che oggi ce ne siano tanti di marchigiani famosi e importanti che hanno dato lustro alla nostra regione. C'è un evento sportivo del 2022 che ha particolarmente emozionato il Roberto Mancini sportivo al di là del CT? Ma gli eventi sportivi credo che emozionino tutti, al di là poi del risultato, che sia atletica, che sia basket, che sia calcio, credo che siano, insomma, lo sport, credo che, insomma, emozioni chiunque. Oggi si premiano i campioni chiaramente, però c'è tutto un sottobosco di ragazzi, di giovani talenti che provano a ripercorrere le vostre orme. Che messaggio si sente di mandare a questi ragazzi? Beh, che tutti siamo passati di lì, siamo stati tutti giovani, avevamo delle grandi aspettative, pensavamo in grande quando eravamo giovani di arrivare chi alla nazionale di calcio, chi alla nazionale di atletica, chi a quella di basket, e quindi siamo passati da dove sono questi ragazzi oggi, e quindi credo che alla base di tutto ci sia veramente l'impegno, la perseveranza, cercare di essere seri, allenarsi, avere rispetto del proprio fisico e degli altri per poter poi diventare campione. C'è un 2023 di grandi risultati, ci auguriamo. Qual è l'obiettivo di Roberto Mancini e della sua nazionale? Beh, la nostra nazionale è quello di ripartire alla grande. Inizieremo con una partita molto difficile perché sarà Italia-Inghilterra la prima a Napoli, però il nostro obiettivo del 23 è quello sicuramente di qualificarci agli europei prossimi in un gruppo che non è così semplice, e poi abbiamo la fase finale della National League e cercheremo di vincere. Presidente, una grande festa per le Marche, è stato anche premiato tra l'altro. Sì, devo dire, chiedo scusa se probabilmente la giuria ha deciso di fare un'eccezione, però in qualche modo mi sento cittadino acquisito, insomma, una terra, luoghi sportivamente soprattutto che conosco molto bene, è un modo di intensificare, consolidare, suggellare un rapporto tra il Comitato Olimpico Italiano con le sue articolazioni territoriali e chi lo rappresenta. Insomma, è chiaro che il premiato è il nostro mondo. Gli ultimi anni sono stati da record, lo ha detto lei stesso, sarà difficile continuare. C'è tanta Regione Marche in questi successi del CONI, come se lo spiega? Si vive bene, c'è una buona qualità della vita, società serie, tecnici, preparati, molto preparati, e anche, penso, cultura del sacrificio, che è uno sport indispensabile. Che messaggio si sente di mandare, al di là dei campioni che oggi premiamo, ai ragazzi e alle ragazze che domani si allenano? Che non è un mestiere, ma in realtà fanno la cosa più bella della vita, e quindi di continuare sperando di fare risultati, che poi è l'orgoglio del paese. Questi gli altri premiati: Fabio Luna, presidente CONI Marche, Gianmarco Tamberi, Tommaso Marini, Stefano Cerioni, Sofia Raffaelli, Milena Baldassarri, Società Ginnastica Fabriano, Lube Civitanova, Davide Balzanti, Giada Alvani, Claudia e Alberto Rossi, Elia Sdruccioli, Mirko Saboretti, Comitato Italiano Paralimpico Regionale Marche, Andrea Tonti. Alle Marche premiate non poteva che esserci anche Gianmarco Tamberi. Sì, non potevo mancare, sono veramente contento di essere qui, è stato parecchio complicato incastrare tutto, ma mi fa piacere vedere così tanti bei volti e così tanta bella gente qua per questa giornata speciale per noi marchigiani. I volti che incroci anche quando ti alleni, i bambini ad Ancona sottolineano il fatto che tu ti fermi in ogni secondo per salutare, per un gesto, anche per una parola, è lì che sta il campione? Ma penso che non potremmo fare altrimenti, nel senso è nostra responsabilità condividere
quello che abbiamo imparato, le nostre gioie, perché no, strappare un sorriso al ragazzino che magari un giorno aspira ad arrivare a quello che noi siamo riusciti a raggiungere o quello che continuiamo ad aspirare e continuiamo a cercare di raggiungere, quindi è bello star vicino a loro, ti danno la forza per crederci ancora. In alto in tutti i sensi, obiettivi per il futuro, hai conquistato tante cose, dall'amore in giù, perché quella è la cosa più importante, ti vediamo raggiante e questo lo dimostra. Per quest'anno cosa dici? Ma per l'anno prossimo il vero obiettivo ne abbiamo già parlato, che è sicuramente l'Olimpiade del 2024, nessun saltatore in alto nella storia è mai riuscito a vincere due ore olimpici, quindi essere il primo sarebbe veramente una cosa unica. Per quest'anno ci sono i mondiali a Budapest, una città che conosco bene perché ci sono stato per l'addio al celibato. No, a parte gli scherzi, è l'ultima grande manifestazione, il mondiale outdoor che mi manca da vincere, quindi sarebbe davvero la ciliegina sulla torta chiudere il palmarès con questa vittoria. Grandi nomi si sono alternati nelle premiazioni: Rosanna Vaudetti, Susanna Messaggio, Sebastiano Somma, presenti commentatori sportivi Luca Marchegiani e Maurizio Compagnoni. E noi abbiamo un capitale di realtà sportive nelle Marche, che questa sera ne premiamo solo una piccola parte. Difatti ci siamo limitati a chi ha raggiunto il podio negli anni 2021-2022 a livello europeo e mondiale. Se dovessimo allargare ad altri anni, ci vorrebbe lo stadio olimpico per poter premiarli tutti, però piano piano cercheremo di accontentare tutti e tutti cercheranno di accontentare me, perché io faccio queste cose, qualcuno pensa che lo faccio per gli altri, non è vero, io lo faccio per me. Perché è anche un grande sportivo, lo è stato e lo è ancora, perché non si finisce mai di essere sportivi, Vladimir Orivo. No, ma io non credo che uno, adesso non voglio parlare di me perché abbiamo tanti campioni, mi hai fatto una domanda che mi mette in difficoltà. Io ho fatto 15 anni il pugile, campione d'Italia, secondo campione del mondo, al Madison forse ho lasciato il segno, però guardiamo quelli che abbiamo oggi, io oramai appartengo al passato remoto, non è... sì, ma non ridere quando dico queste... Le Marche è una regione da podio, ci racconta un po' come è nato questo appuntamento, una sfida anche alta, perché arrivare al Salone d'Onore non è cosa da poco, no? No, va bene, il Salone d'Onore, diciamo che ho la fortuna di averlo calcato, se vogliamo dire, o averlo usato in altre situazioni, per esempio con il premio Giuliano Gemma, che anche quella è una mia creazione. Questo evento è nato con Renzo Marinelli, o meglio, io ne ho parlato per la prima volta con Renzo Marinelli, il titolo lui si vuole fare proprietario del titolo, anche se no, il titolo l'abbiamo coniato insieme e da quel momento io mi sono appassionato come uno che si innamora da solo, senza avere ancora un partner. Io mi sono allenato di questo evento, mi ha innamorato di questo evento senza ancora averlo visto, ma già era un amore mio. Io oggi sto coronando a nozze. Innanzitutto voglio ringraziare Vladimir Origa, che anche questa volta è riuscito a creare un evento eccezionale, quindi il ringraziamento va a lui, va all'Unione Montana che ha creduto, l'Unione Montana dei Monti Azzurri che ha creduto in questo evento con il supporto anche della Regione Marche, ma si è voluto essere attenti a quelle che sono le popolazioni, coloro che stanno più in difficoltà, quindi questa manifestazione di saltare lo sport, le Marche una regione da podio, sicuramente siamo da podio non solo nello sport ma in tutti i settori, in questo momento forse alcuni luoghi vanno attenzionati più di altri e queste sono appunto le aree montane, le aree che hanno subito il sisma, coloro che hanno subito l'alluvione, quindi le Marche in questi ultimi anni sono state anche un po' sfortunate, però vogliamo ripartire, penso che questo sia il luogo adatto per dare un messaggio di speranza e di vivacità di questi nostri territori. Protagoniste dell'evento sono state anche alcune aziende che hanno contribuito a portare l'eccellenza marchigiana nel mondo. Pasta di Camerino, Eurobuilding, Fidea, Quacquarini, Agroservice, iService. Diversi momenti di intrattenimento musicale con Michele Pecora, gli Opera Pop ed il violinista Marco Santini. Presidente Feliciotti, un grande risultato, come una squadra l'Unione Montana dei Monti Azzurri, visto che parliamo di sport, si è presentata qui in grande stile per raccontare il viso più bello, più pieno, più ricco delle Marche. Missione compiuta. Sì, le Unioni Montane dovrebbero essere le squadre
che racchiudono tutti i borghi dell'entroterra delle Marche. Noi da un po' di tempo usiamo questa filosofia e devo ringraziare i sindaci per essere sempre partecipi e per essere sempre coesi in queste finestre che ci vengono date a livello nazionale per la presentazione dei nostri borghi. Come avete potuto sentire, nei nostri borghi non c'è solo lo sport, c'è l'alimentazione, c'è l'ambiente, ci sono tantissime cose che fanno vivere ancora tanti cittadini e tutto il territorio è percorribile sia camminando che con le bike ovunque, ma abbiamo tre laghi con la canoa, il volo, l'ippovia, abbiamo tantissime cose, solo che in questo momento soffriamo terribilmente perché i borghi tutti li hanno riscoperti, ma purtroppo il legislatore ci sta togliendo la materia prima che sono i servizi. Se noi non abbiamo scuole, ci tolgono i medici, ci chiudono le banche, ci chiudono gli uffici postali. La popolazione ha superato i 65-70 anni, dobbiamo stringere i denti per andare avanti. Quindi è una soddisfazione essere qui, ma è anche un'opportunità giocare su questa bella finestra nazionale dove promuoviamo lo sport per far sapere al mondo intero che l'Italia deve ripartire dai nostri borghi.